forse bisogna rendersi conto, arrendersi all'evidenza che Gattuso sia effettivamente un grande allenatore? Sì, ma lo ha dimostrato. Lui è arrivato a Napoli e il primo mese è stato un disastro, perché ha dovuto raccogliere i cocci che ha lasciato la gestione Ancelotti. Credo che non c'è stato più feeling tra la squadra e Ancelotti, è successo qualcosa che lo possono sapere solo nello spogliatoio. Però chi ha fatto calcio, ma a qualsiasi livello, si è reso conto che in Napoli non andava più né mentalmente né fisicamente. Gattuso ci ha messo un mese per riprenderli tutti, rimetterli in sesto, e ha fatto un lavoro esagerato. Poi quest'anno per noi è stato molto più semplice, perché ha scelto un pochettino i giocatori, fa le scelte, le fa lui, e stiamo vedendo praticamente quest'anno che il Napoli è veramente una squadra importante, perché se esce un giocatore ne entra un altro altrettanto forte, e quindi questo vuol dire che il Napoli finalmente ha capito che per fare qualcosa di importante devi avere anche una panchina importante. E ha delle alternative veramente, veramente forti in tutti i ruoli. Se abbiamo già in porta abbiamo Meret e Ospina, che sono due portieri eccezionali. Se gioca Meret salva la partita, gioca Ospina anche lui dà il suo contributo. Ti fa e questo praticamente con Ospina tutti ti fa i più ruoli. l'assist che la parata, diciamo. No, vabbè, Ospina para, Sì, magari no, para, ha però. sicuramente questa facilità di giocare con i piedi, che piace tantissimo a Gattuso. Per Gattuso, diciamo, il titolare è Ospina, per il modo di giocare che intende fare, per il modo di gioco che intende fare Gattuso. Poi Meret va in porta, è un fenomeno, sappiamo quanto è forte. Spero che li gestisca sempre bene come li sta gestendo, e spero che Meret non abbia sirene da qualche altra parte, perché io ho paura che l'Inter prima o poi attaccherà Meret, perché credo che a Milano bisogna prima o poi cambiare il portiere, da quello che sto sentendo, e io un po' sto tremando che Meret abbiamo un portiere per 15 anni titolare nel Napoli. Spero che Meret capisca che questo è un momento anche di crescita per lui, perché Ospina gli può insegnare veramente tanto, perché gli manca solo quella fase lì a Meret per diventare veramente uno dei più forti portieri d'Europa.